Amici followers, vi do il benvenuto in questa nuova guida dedicata a Final Fantasy VII Rebirth. Per il video di oggi vi voglio portare alcuni consigli per gli equipaggiamenti, per delle abilità molto interessanti e per altre tips che vi potranno essere molto utili. Vi ricordo come sempre di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Ma adesso, senza indugi, andiamo al video! Cominciamo con alcune delle abilità sinergiche e skill più efficaci, tra cui la Fireworks Blade. Nonostante la sua disponibilità precoce, rappresenta un'opzione di danni solida che aumenta anche il livello del vostro limite. Questa è particolarmente vantaggiosa per Claude, che vanta un Limit Break potente. Potrete ottenere una versione di livello superiore durante gli scontri, infliggendo danni più consistenti. Inoltre, Claude avrà facilità nel caricare il limite grazie alla sua abilità di mettere costantemente sotto pressione e staggerare i nemici, oltre a essere abile nel resistere grazie alle meccaniche di riflessione e contrattacco. Un'altra opzione interessante è Relentless Rush. Questa abilità estende il tempo di stagger e la potenza d'attacco, se la eseguite contro nemici già storditi. Risulta un'ottima scelta contro i boss, mantenendoli atterrati più a lungo e fornendo un aumento dei danni per quella durata. Tuttavia nulla può competere con l'abilità sinergica chiamata Melee Blade. Questa abilità impregnerà la vostra arma con diversi effetti e rimarrà costantemente uno dei migliori distributori di danni fino alla fine del gioco. Tecnicamente esistono due versioni di questa abilità, tra cui Power Cleave e Spell Blade. Si nota che Spell Blade risulta di gran lunga essere l'opzione superiore, nel caso la combinaste con Aerith o Yuffie. Otterreste la lama potenziata con danni magici che a loro volta scatenerebbero un attacco potentissimo, colpendo anche nemici più distanti. Questa sequenza lascia dietro di sé un percorso di danni considerevoli e, se allineate bene le cose, colpirà in modo consistente interi gruppi di nemici. Inoltre è devastante contro i boss, specialmente quando riuscite a stordirli. Li distruggerà completamente. C'è anche un'opzione a distanza molto valida chiamata Ranged Blade, utilizzabile sia da Claude che da Barrett. Fondamentalmente consente a Claude di riflettere i proiettili contro i nemici, mettendoli sotto pressione e atterrandoli. Si rivela una scelta efficace soprattutto considerando la carenza di abilità a distanza. Un'altra abilità che apprezzerete molto per Claude è Wind Current. Ci sono versioni per altri elementi, ma questa in particolare attrae i nemici verso di voi. Inoltre, molti nemici, specialmente gli uccelli predatori, nelle fasi iniziali del gioco, sono deboli all'elemento vento. Quindi non è conveniente occupare uno slot materia solo per il vento. Questa abilità fornisce la capacità desiderata e può essere facilmente concatenata nei vostri attacchi, consentendovi di applicare pressione e mettere subito in difficoltà i nemici senza dover sacrificare uno slot materia. In ogni caso, abbiamo ancora alcune delle migliori abilità iniziali per il resto del party. Se avete Barrett nel vostro gruppo, assicuratevi di ottenere Iron Defense. Questa abilità vi conferirà praticamente l'immunità da molte fonti di danno, specialmente se un nemico sta per lanciare un attacco potente. Usatela per proteggere l'intero party contro di essi. Un'altra opzione è Arcane Blast, che potrete combinare con Barrett e Aerith per ottenere un temporaneo MP illimitato, particolarmente utile se volete che uno dei due venga sviluppato come mago puro. Un'altra abilità da considerare è Physical Safeguard, che applica l'effetto Protect all'inizio del combattimento. Inoltre c'è anche Regeneration, che fa la stessa cosa ma applica l'effetto di rigenerazione a Barrett all'inizio della lotta. Entrambe sono ottime se volete far assorbire danni a Barrett e renderlo il tank designato. Aerith ha alcune opzioni a disposizione e potrete svilupparla come preferite. Bodyguard può essere utile per posizionare alcuni dei vostri compagni di squadra tra voi e il nemico, particolarmente utile dato che Aerith è ancora lenta nonostante abbia l'opzione di teletrasporto. Infine, per Tifa, sicuramente potrete optare per Leaping Strikes. Questa abilità le conferirà la capacità di schizzare in aria, un'opzione molto solida, specialmente considerando che Tifa manca di questa abilità di base, eccezione fatta per alcune abilità sbloccabili più avanti nel gioco. Parliamo ora delle materie che avevamo già esaminato nel video precedente, ma ci sono anche altre opzioni molto valide ottenibili da diverse missioni nel simulatore di combattimento. Una che vi consiglio vivamente è la Junon Battle Conqueror of the Skies, specialmente perché i requisiti sono abbastanza rapidi da soddisfare. Dovrete sconfiggere Fonadu e Stormwing, nella regione di Junon. Fonadu si trova vicino al ranch dei Chocobo, all'inizio di quella sezione, quindi è piuttosto facile da affrontare, anche se fastidioso, ma avrete già abbastanza potenza d'attacco per combatterlo. Stormwing, invece, è un po' più a est, quindi dovrete fare un giro a sud per trovarlo. Una volta che avrete sconfitto tutti i nemici in questa simulazione di combattimento, otterrete la Elemental Materia.
è un'opzione solida da combinare con altre materie elementali come fuoco o ghiaccio. Personalmente suggerisco di accoppiarla con alcune delle nuove materie combinate come fuoco e ghiaccio o elettricità e vento, in modo da ottenere entrambi quegli effetti nel caso in cui vi troviate a combattere contro nemici con diverse debolezze e resistenze. Questa combinazione può essere una scelta solida per coprire tutti gli aspetti. Tra l'altro potrete già trovare diverse materie fuoco e ghiaccio all'inizio, compresa quella venduta da Chadley, in cambio di punti Intel. Quindi, come ho detto prima, completate la raccolta dei dati Intel nelle praterie e sarete in grado di ottenerle facilmente. Parliamo ora degli equipaggiamenti. Nonostante ci siano alcune opzioni gratuite iniziali per accessori e armature, nessuna di esse offre abbastanza slot per le materie, eccetto una, il Gold Coral Armlet. Questa sarà la scelta più vantaggiosa fino ai capitoli 5, 6 o 7 se non erro. Fondamentalmente, quando raggiungete Junon, molto presto nel gioco, avrete l'opportunità di acquisire uno degli equipaggiamenti migliori che manterrà la sua utilità fino a fasi avanzate del gioco. Questo particolare equipaggiamento non si trova nei forzieri, ma viene ottenuto tramite trasmutazione. Dovrete sbloccare uno schema o una ricetta per crearlo, il che può avvenire attraverso alcuni siti di scavo, sparsi in ogni mappa. Per questo specifico oggetto, il sito di scavo si trova a Junon. Molti di questi siti sono rivelati dai Life Springs quando vengono attivati, ma per questo oggetto dovrete dirigervi verso il lato sud dell'allevamento di Chocobo. Una volta lì, utilizzerete il Chocobo e al secondo tentativo, credo, otterrete la versione potenziata del Gold Armlet. Ora avrete la possibilità sia di creare la versione base che di ottenere quella potenziata, garantendovi difese leggermente migliori contro magie e attacchi. Inoltre, due dei suoi slot sono collegati, consentendovi di sfruttare alcune combo fin dall'inizio. Potrete optare per difese passive e resistenze e persino utilizzare una materia di aumento AP per livellare altre materie più rapidamente. Le opzioni migliori per gli equipaggiamenti non si presentano prima dei capitoli 9 e 12, se ricordo correttamente. Per quanto riguarda gli accessori e gli equipaggiamenti iniziali, migliorando la vostra abilità di artigianato ed esplorando i siti di scavo potrete ottenere accessori di livello superiore fin dall'inizio. Tra questi ci sono i polsini robusti ad alta potenza, la Vest MK2 e i Magic Earrings, cioè gli orecchini magici. Scelte a mio avviso fondamentali, soprattutto perché richiedono solo minerali di ferro per essere potenziati. Per esempio, con i polsini ad alta potenza otterrete un aumento di HP del 250 e un aumento di forza del 5%. La Vest MK2 è un must have per Barrett, offrendo un aumento del 5% alla vitalità e 250 HP in più. Gli orecchini magici rimangono tra i migliori fino alle fasi più avanzate per i maghi puri, conferendo una potenza magica extra e MP aggiuntivi. Le loro varianti di base non richiedono troppo materiale per essere costruite e i requisiti artigianali non sono eccessivi. Potrete acquisire alcuni di questi materiali dai mercanti, specialmente vicino al ranch di Chocobo. Aggiorneranno il loro inventario man mano che avanzerete nelle nuove regioni, evidenziando anche i materiali già posseduti nella vostra lista delle cose da fare. Tutti i requisiti sono visibili nella schermata del venditore. Un suggerimento veloce: se volete ottenere materiali extra, specialmente quelli che cadono dai nemici, utilizzate l'abilità Steal, prima di abbatterli in combattimento. Ad esempio, per ottenere il minerale di ferro dagli orchi nelle praterie potrete usare Steal, cioè furto, per ottenerne uno prima della loro sconfitta e, una volta abbattuti, ne faranno cadere un altro. Potrete farlo addirittura fino a 3 volte sugli stessi nemici usando anche l'abilità Morph, che aumenta la probabilità di ottenere risorse extra. Procedendo con gli upgrade dei personaggi, un'altra componente che non dovreste sottovalutare è l'Emporio Moogle. Questo vi offrirà accesso a ulteriori oggetti e soprattutto a manuali delle abilità per tutti i personaggi. Otterrete così punti abilità extra da spendere per sbloccare abilità ancora più potenti. Come accennato, ciò deriva dagli incontri con i Moogle presenti praticamente su ogni mappa, con un totale di 7 in tutto. Sono particolarmente fastidiosi perché cercano costantemente di sabotarvi e ingannarvi, ma alcuni tornado possono aiutarvi a tenerli a bada e trasportarli manualmente nella zona centrale. Altrimenti dovrete inseguirli e cercare di farli entrare correttamente in una sorta di recinto. Ogni volta che vincerete uno di questi incontri, il livello dell'Emporio aumenterà, offrendo l'accesso ad altri oggetti e manuali delle abilità. È sicuramente un obiettivo da perseguire, ma tenete presente che tutto ciò all'interno richiederà medaglie Moogle. Fortunatamente ne troverete a sufficienza rompendo costantemente i forzieri, specialmente quelli vicino alle torri Remnawave, ma anche in luoghi come dungeons, eccetera, eccetera. Inoltre esiste un altro tipo di oggetto che potrete ottenere. Come accennato, esistono missioni Intel / combattimenti segreti che troverete su ogni mappa.
E sempre su ogni mappa troverete una sfida segreta che può rilasciare oggetti unici utilizzabili per specifiche ricette di creazioni nel trasmutatore. Un esempio, lo Psychic Charm, che è utilizzabile solo se possedete la Mind Flayer Crown, ottenuta sconfiggendo il Mind Flayer. Questo oggetto conferisce immunità completa al silenzio, una scelta eccellente se state affrontando Tom Berry e il Tom Berry King, che tendono a silenziarvi. L'anello ottenuto da Quetzalcoatl fornisce abilità extra e aumenta i danni di sinergia se equipaggiato. Un altro oggetto interessante è il Karmic Cowl, realizzato utilizzando la veste del Tom Berry King, che garantisce immunità a rallentamento e morte istantanea, semplificandovi la vita contro nemici fastidiosi in combattimento. Per concludere, ci sono molte altre opzioni disponibili per ogni boss in ogni area, ognuno dei quali rilascia un oggetto speciale che potrete utilizzare per creare equipaggiamenti utili nel modo più economico possibile. E con questo il video di oggi termina qui, ragazzi. Come sempre vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per il supporto che mi state dando e noi ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti dedicati all'universo di Final Fantasy VII. Ciao a tutti, ragazzi!